Silenzio, per favore. Cosa stai dicendo, Francesca? Ho detto che non si parla di persone morte che non possono replicare solo per far sapere agli italiani che era suo amico. Ma non ti puoi riempire la bocca di una persona che è sangue del mio sangue, è morta, scusami, non può replicare. Ma scusami, ma che cosa ho detto di male io? Solo per far sapere agli italiani. Ma scusami, ma che cosa ho detto di male io? Ti vuoi vantare di questa cosa? E l'hai utilizzata. Ma io sono per molto giudicarmi. Felice invece. Vergognati, sono molto felice, ma vergognati. Ma dovresti vergognarti tu per tutti i danni che hai provocato a casa. Dovresti vergognarti. Io mi vergogno di che cosa? Ascoltami, a me tutta questa storia. Silenzio. Scusami, a me tutta questa storia non è che mi piace, che è una storia che io avere a che fare con lei non me ne frega niente, mi dispiace molto tutto questo. Certo. Vorrei che ci fosse Dori Ghezzi qua per dirti nel quattro. Eccola, un'altra volta, vedi ecco. Che ti sta riempendo la bocca di nomi per il quale vantarti. Cioè, ma Dori è una delle mie più grandi amiche, ma che cazzo dici? Ma non sei normale! Ma questa non è mica normale! Ma non sei normale! Ma spero che tu possa uscire dalla casa del Grande Fratello! Ma questa non è normale! Ho presentato io Fabrizio a Dori! Ma grazie a me è nata questa storia! Vergognati, beh, stai comunque parlando di mio nonno che è morto, ti devi vergognare per giudicarmi, allora, hai parlato di mio nonno che è morto, ti allora devi io ti dico una cosa molto importante.